Ho sempre pensato che arrivasse prima l'orso del lupo, sempre pensato. E ricordo l'amico di Sant'Anna, Giacomo Cona, che una sera mi ha telefonato. Mi ha detto, Luca, ma che... Luca, che i lupi le sine ha avuto no? Perché li ha visti lì verso Cono Aquilio? Ha detto che li ha visto dei cani. Io personalmente ero convinto fossero sempre dei cani. Allora, possibile, non l'abbiamo mai visto. Non conoscendo niente del lupo, io personalmente non me l'aspettavo. Che avevamo visto sto lupo, un lupo che tira fuori un capriolo da una pozza. Non ti abbia detto? No, è impossibile. Possibile, insomma, gli ha detto, guarda, col panino hai bevuto due gotti in più magari, perché la colpa magari la dai. Li abbiamo visti. Li abbiamo visti anche perché dopo quella battuta lì, con Domenico nel Vallo dell'Anguilla, abbiamo rinvenuto quella carcassa di probabilmente di capriolo, completamente scarnata, che sembrava pulita da un macellaio, che era la prima volta in assoluto che vedevamo una predazione del lupo pulita in primavera. Ma cos'è? Capito? Quello che dopo i fatti di Branchetto, anche lì... Quella volta lì abbiamo trovato sti resti di predazione, o quel che rimaneva di una capra dei ragazzi del rifugio Branchetto, e ci siamo posti e abbiamo cominciato a porci qualche domanda. Chi è che perché consuma in questa maniera? Ormai mai pensavamo, insomma, ci fosse un animale selvatico. Sì, in grado di pulire così una carcassa, proprio pulirla in maniera all'osso, senza lasciare un brandello di carne. E dopo, vabbè, guardando come fa il lupo, abbiamo capito. E da lì il sospetto, il posizionamento di qualche fototrappola che noi non avevamo, le aveva il parco, esatto. Paolo Paricelli, guardia parco, posizionata in punti strategici, in punti dove si poteva immaginare che potesse tornare a consumare sulla carcassa predata, e fino a che una mattina sono venute fuori quelle immagini che sappiamo sono venute fuori, insomma, questo cane strano che al primo impatto sembra un cane, perché bianco e nero di notte c'è un cane lupo, però questa stranezza, questo muso lungo, hai capito, questo era diverso, era possente, era quella lì è stata la prima immagine. Non avendo mai visto un lupo, in più vedendo i video in bianco e nero, cioè mi pareva proprio un cane, a me sembrava proprio un cane. E per cui non mi diceva, ma non mi diceva anche niente. Mi ricordo però il video che tramite Paolo è stato girato, credo proprio a un esperto, sottolineava il fatto che non era sicuro perché la coda era lunga, perché gli sembrava questo, ma non è certo che sia lupo. Giulietta aveva questa coda, no? Anomala per essere un lupo, no? Cioè lupo certo. Puro, però c'è questa coda lunga, fatta, sembrava una coda troppo lunga per gli esperti. Sì, allora. E allora sempre punto di domanda,